Il tuo primo abbraccio, diciamo così, col pubblico di Modena, ti chiedo subito quali sono, non dico le differenze, ma comunque com'è stato il tuo primo approccio al mondo Modena dopo essere passato qui dall'Atalanta. Ma è stato bello, i tifosi sono stati veramente calorosi, a noi ci fa molto piacere quando ci sono vicini, quindi è stato veramente molto emozionante. Quindi ti posso chiedere cosa ti ha spinto ad accettare questa avventura tra i grandi, la tua prima, no? Tra i grandi. Ma mi ha spinto l'interesse della società, comunque era già da gennaio che mi volevano, che mi cercavano, il mio procuratore mi ha sempre detto che c'era comunque un forte interesse, quindi la fiducia è stata quella che mi ha fatto venire qua. C'è un insegnamento che ti porti dietro dal mondo Atalanta e che vuoi portare qui a Modena? Ma sempre, penso che l'umiltà sia quella che mi ha portato fino a qua, quindi cerco sempre di portarla ovunque vada e soprattutto quando vengo ad affrontare un mondo così, così nuovo per me, con così tante persone più grandi di me. I giocatori nel tuo ruolo ti hanno già insegnato qualcosa in questa prima settimana? Hai già avuto Comunque è stata una settimana più di test fisici che palla, quindi sicuramente i più grandi sono fatti avanti per farmi capire, entrare nelle gerarchie del gioco della squadra, quindi mi sono trovato benissimo sia con quelli del mio ruolo che con quelli senza. Qual è il tuo obiettivo personale, visto che dicevamo prima, il primo anno tra i professionisti? Ma è sicuramente ritarmi uno spazio in questa squadra, che comunque ho fatto molto bene l'anno scorso, e quello di inserirmi il prima possibile. Che campionato di Serie B ti aspetti? Ah, mi aspetto un campionato molto tosto, comunque ci sono piazze importanti, squadre che sono venute giù, ad esempio Cagliari, Genoa, Venezia, un campionato tosto e noi ci faremo trovare pronti. Poi il rapporto con i cittadini, insomma, avete condiviso dall'Under 17, la primavera, tanto, adesso siete qua insieme a Modena, la vostra prima avventura tra i grandi, ti chiedo un po', ecco, il legame, immagino, speciale che c'è tra di voi. Sì, con Giorgio ci conosciamo da quando abbiamo 7-8 anni, facciamo tutti insieme, anche al di fuori del calcio, con lui ho un rapporto speciale, poi quando abbiamo deciso entrambi di venire qua siamo stati veramente molto contenti. Il primo abbraccio con l'ambiente Modena com'è stato? Bellissimo, mi sono subito sentito a casa, i tifosi sono molto caldi, il gruppo che ho trovato è stato molto accogliente nei miei confronti e sono molto contento. Quindi ti posso chiedere che cosa ti ha spinto a scegliere questo progetto qui e soprattutto cosa ti sei portato dietro dagli insegnamenti dell'Atalanta? Perché tu hai anche fatto Europa League e campionato. La società Modena mi ha voluto fortemente e non ho avuto dubbi, è anche vicino a casa. E quindi con il mio procuratore abbiamo deciso che era la scelta giusta. E da Bergamo mi porto dietro delle bellissime esperienze e posso solo che crescere qua. Ti posso chiedere se anche hai obiettivo di tornare a Bergamo da protagonista, crescendo qui chiaramente. L'obiettivo certo è quello di ritornare e riprovare a stare su, però adesso penso a fare bene qui e il futuro si vedrà più avanti. Grazie. I tuoi compagni di reparto, ho chiesto anche a Panara, in questa prima settimana avete già avuto modo di conoscervi? Sì, ci stiamo conoscendo bene, ma adesso avremo ancora 2 settimane di ritiro e potremo conoscerci ancora molto meglio. Anche perché tra 3 settimane insomma c'è già il debutto ufficiale, quindi... Vero. Come farete queste 3 settimane? Queste 2 settimane faremo doppi tutti i giorni, avremo ancora delle amichevoli per conoscerci bene e basta, speriamo di arrivare pronti fra 3 settimane a giocarci la Coppa Italia. Dal punto di vista personale invece ti aspetti qualcosa in particolare, al di là di fare bene insomma con tutto il Modena in generale? Dal punto di vista personale voglio trovare continuità, spero di trovarla, io darò al massimo e vediamo come andrà.